Bene, rovistando un po' nelle mie scatolotte qua che ne ho portate su un po' di scatole, scatolini, eccetera, baradam. Cioè, non è che abbia rovistato qua dentro, ho rovistato nelle scaffalature, nei cassetti e ho tirato fuori un po' di testine. Alcune testine come questa Marantz sono complete, altre testine come questa Shure 70EB e senza puntina, però poco male perché c'è la puntina, e quelle là, questa qui è una Philips la 400, Philips 500, Shure 95 ED vuol dire. Aspetta un attimo. ED vuol dire Elliptic Diamond, praticamente testina ellittica in diamante. E quella testina là costava le sue belle cifre all'epoca. Poi ho una Telefunken TM500. Allora, aspetta un attimo, che qui ho sbagliato. Ora, questa qui è la Shure, eccola qua, e questa qui è la Philips. La testina, siccome che non faceva le testine nella Dual, neanche la Telefunken e neanche la Normende, si facevano fare le testine da altre ditte. La Dual se le faceva fare, se non vado errando, dall'Audio-Technica, e la Normende dalla Philips. Quindi di conseguenza la D60 dovrebbe essere la sua come puntina. Qui abbiamo una 3600 Audio-Technica e qui c'è la 3600. Come abbiamo detto qua, Shure 70, e questa qui dovrebbe essere una Panasonic, e questa qui è la sua puntina. Poi abbiamo due testine, la Tenorel che è orfana di puntina, e la KG che è orfana di puntina, e qui abbiamo due puntine orfane, la Shure 44 e la D65, che corrisponde alla Philips 350, che sarebbe la 300, la 400 e la 500. Però insomma, siccome che sotto c'è un altro piatto della Philips, prima che si convertisse a fare quelle testine sfigate. Perché le ultime testine della Philips non potevi cambiarle, eri obbligato a cambiare solo la puntina perché la testina era incorporata nel braccio e non potevi più staccarla. Questa qui è stata una manchevolezza, secondo me, madornale, ma è frutto degli anni 80 e 90, degli ultimi giradischi che costavano 70-80 mila lire per integrativo perché ormai il giradischi non andava più di moda. Poi qui abbiamo nuove di stecca in alluminio della Rottel. Qui invece abbiamo una ADC. Questa qua invece è un'Audio-Technica. Insomma, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testine complete di puntina. Due testine orfane e due puntine orfane, ma siccome che il 44 della Shure ce l'ho sul 150 Torres, mi serve come ricambio. E questa qui, praticamente, come ho detto prima, la D65, che può andare bene anche sulla 500 TM della Philips, oppure sulla 500 della Telefunken, che tanto la casa madre che le faceva era sempre quella, dunque
quelle non sono due puntine così in più che non so cosa farmene. Quando serviranno, il loro posto lo trovo di sicuro, anche perché praticamente le testine su cui applicarle le ho. Oltre ad avere una trentina di giradischi fra qui, su di sotto e su di sopra, che tutti quanti hanno le loro testine, e quindi di conseguenza, cioè, i giradischi sono già equipaggiati tutti quanti della loro testina. Più adesso ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shell, dei quali 3 con testina già montata e oltretutto con le relative puntine. Quindi questi 3 shell basta solo prendere la puntina, mettersela dentro e li siamo già a posto. Mentre ho 1, 2, 3 e 4 shell al quale posso applicare quelle 4 testine oppure lasciarle là e usarle quando sarà il momento. A me di tanto in tanto viene da pensare male, non in quanto al fatto di essere una persona che praticamente pensa male, ma il fatto di capire se voi andate su Alibaba, le testine della Audio-Technica, soprattutto le AT9100, le AT3006 e le AT3004, le trovate da 7-8 euro spedizione inclusa. Dovete solo aspettare una settimana che vi arrivino, al massimo 10 giorni. Come è successo a me quando ho ordinato gli altoparlantini del computer che ho lì sotto, insomma, ecco. E quindi io adesso, il prossimo mese, ordinerò una decina di quelle testine lì un po' random, perché tanto loro la Alibaba fa come si chiama, come quell'altra ditta americana, mette insieme 5, 3, 4, 5 ordini. Supponiamo che 3 testine ce l'abbia un distributore, 2 o 3 testine ce l'abbia un altro e altre 2 testine ce l'abbia un altro ancora. Loro mettono in accantonamento tutto e quando hanno fatto il package con le 7, 8 testine, quello che è che ti serve, te lo spediscono e ti danno la tracciabilità giorno per giorno, provenienza di ogni singolo pezzo e tutto quanto. È come Amazon, ecco, la stessa roba, solo che io penso che Alibaba sia un attimino più serio. L'unica differenza che c'è fra Alibaba e eBay e tutto quanto è che magari eBay, ma a parte che eBay anche lui non sono altro che tante volte distributori cinesi e deve aspettare 20 giorni anche con eBay. Poi eBay mi è successo già un paio di volte che la roba non arriva. E a loro insindacabile giudizio, prima si prendono i soldi. Quando loro hanno i soldi in tasca e la roba non ti arriva, alzano anche la voce. Allora io eBay l'ho mandato a farselo mettere nel culo. Proprio nettamente e seccamente. PayPal, adesso vediamo come si comporta, perché anche PayPal non è più l'ultimo, cioè non è più il primo in graduatoria perché ci sono altre forme di pagamento. E Amazon, ho visto che anche lì ci sono delle pecche che purtroppo d'altra parte cominciano a perdere colpi tutte queste organizzazioni di vecchio stampo, insomma, probabilmente il mercato sta diventando molto più complesso e loro non ci stanno più dietro a tutto quanto. Subito.it è diventato eBay ufficiale, quindi loro ti tirano via i soldi direttamente. Cioè, voglio dire, io compro e vendo anche su Subito.it, ma su Subito.it io prima guardo l'annuncio. Se l'annuncio è fino a 100 km da casa, parto con la mia macchina e vado a comprare quello che mi interessa. Se l'annuncio supera Bergamo, io abito a Brescia come città, non a Brescia centro, ma a Brescia. Se supera Brescia, Trento, Mantova, Verona e Cremona, subito.it si possono tenere la loro roba, perché io praticamente non divento succube di un mercatino, diciamo, telecomandato a monte delle spalle sia dell'acquirente sia del venditore. Mentre Alibaba al momento attuale è l'unico che garantisce una certa fruibilità di materiale, prezzi che sono dalle 3 alle 5 volte inferiori, una come si chiama?
una sicurezza ormai che ha raggiunto eBay come sicurezza, di conseguenza non vedo il motivo di pagare 4 o 5 volte di più per andare su eBay a comprare una roba, quando che basta aspettare una settimana in più mi arriva a 4 volte in meno dalla Cina. Supponiamo, devo prendere questa AT3006 completa di puntina, devo pagarla in Italia 39 euro. Su Alibaba la pago 8,50 euro con la spedizione inclusa, mentre in Italia costa 36 euro più 9,08 euro di spedizione. O se vuoi solo la puntina costa 20 euro o 18 o 25. Cioè, non riesco a capire. Io con i soldi solo di una puntina, dalla Cina mi arrivano tre testine complete con la spedizione già inclusa. Basta solo iscriversi. Il giorno dopo Alibaba ti manda un codice di 6 lettere, tu non fai altro che sulle mail che ti arriva indicare il codice che ti è arrivato e da quel momento lì diventi cliente. Basta, chiuso il discorso. Tu paghi, logicamente la roba non ce l'hai domani o dopodomani, perché ho visto che anche su Alibaba è così, ma ho visto che anche su Amazon ormai la roba non arriva più il giorno dopo, ma arriva sempre dopo 5-6 giorni, una settimana. Dunque, di conseguenza, una volta lì, diciamo, Amazon ti consegnava anche di domenica, adesso ti danno i punti d'appoggio, o se no ti fanno pae, oppure, cioè, non lo so, anche lì sta diventando una menage, e in più devi pagare il trasporto, devi aspettare lo stesso 4-5 giorni, una settimana. A questo punto qui, scusa un attimo, su Alibaba pago 4 volte di meno, aspetto una settimana in più e la roba mi arriva lo stesso. Dove stanno i problemi? Niente, aggiornamento fatto in termini di spedizioni, spedizionieri e di acquisti. Ciao a tutti.